La storia dei dibattiti parlamentari, e ce l'insegnano anche queste ore, è sovente storia di contrapposizioni e di scontri talora anche feroci. Si tratta di momenti fisiologici, naturali, nei rapporti tra maggioranze e opposizioni, che non debbono scandalizzarci. Ci sono tuttavia temi che, perlomeno a mio avviso, da tali contrapposizioni dovrebbero essere spunti e tutelati, quando riguardano questioni di particolare urgenza a tutela dell'interesse della nostra nazione, delle italiane e degli italiani. Mi riferisco ovviamente, Presidente, qui al tema oggi in discussione, ossia la direttiva europea sulle case green, che vedrebbe milioni, ripeto, milioni di nostri concittadini costretti a dover ristrutturare casa a proprie spese per necessità di adeguamento energetico. Per noi il tema dell'ambiente va affrontato in modo serio e crediamo che non si possono compiere in nome dell'ambiente scelte distruttive per la vita delle persone. Per noi di Fratelli d'Italia, come sempre abbiamo sostenuto in campagna elettorale, la casa è sacra e la casa non si tocca. Coerentemente con questo concetto, come saprete, abbiamo tentato e stiamo tentando di correre ai ripari. Proponiamo che si allunghi sensibilmente la tempistica degli interventi previsti, mettendo così le persone in grado di farvi fronte, al contempo chiedendo da parte europea almeno una sensibile partecipazione a dette spese. Perché, come tutte e tutti sappiamo in quest'Aula, l'Italia dispone di un patrimonio immobiliare non recente. E l'impatto di una mera accettazione della direttiva così com'è sarebbe semplicemente devastante per tante famiglie e tante comunità. Dobbiamo tutti vigilare affinché l'ambientalismo non sfoci nel classismo, non divenga quel che spesso già è, ossia un lusso solo per chi se lo può permettere. Speriamo che l'atteggiamento delle opposizioni in quest'Aula risulti alla fine diverso rispetto alla sinistra da ZTL della Schlein. E ribadiamo la nostra disponibilità per questa battaglia se riporrete da parte l'estremismo e vorrete combatterla insieme. Grazie.